Ciao ragazzi, in questo video andrò ad analizzare Pookie, un gioco free to play di predizioni sportive, dove però si ha anche la possibilità di guadagnare cripto. In questo video farò un tutorial step by step dal download del gioco, che potete fare dal link che trovate in descrizione, fino a come giocare le prime partite. Mentre nei prossimi video andrò ad approfondire tattiche e strategie, oltre ad acquistare la mia prima Pookie Ball. Ho giocato a tanti play and earn e questo mi sembra estremamente valido e ho anche avuto la possibilità di parlare con il team di Pookie e ho visto che c'è un intero progetto ben strutturato e ne vedo le opportunità nel lungo termine. Ci tengo a dire alla mia community che questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Pookie, ma come potrete immaginare dalla grandezza del mio canale, anche se non posso dire l'entità del pagamento, capirete bene che non si tratta di cifre astronomiche. Quindi se lo faccio è perché credo genuinamente nel progetto e se ne parlo è perché sono disposto a metterci la mia faccia. Dette queste premesse, partiamo dal sito che è fatto estremamente bene e me lo sentirete dire più e più volte, perché le grafiche sono stra-accattivanti e non vi nascondo che è stata una bella scoperta. All'interno di Pookie ci sono due feature principali assolutamente da capire: le Pookie Ball e le League. Le Pookie Ball ci permettono di fare le nostre prediction e ce ne sono di 5 rarità: la Rookie, la Common, la Rara, l'Epica e la Leggendaria. E tra pochissimo andrò a spiegare quali sono le differenze, ma prima parliamo della seconda feature, che sono le leghe. Per le leghe, come potete vedere, si parte dalla Basic fino ad arrivare all'Europa League. Nella Basic ci possono giocare tutti free to play, mentre nelle altre leghe solo se si ha l'NFT, dalla Common alla Leggendaria. Ma anche le Common, che sono dei veri e propri NFT, si possono ottenere gratuitamente e tra pochissimo vi dirò come. Per i free to play vi basterà scaricare il gioco con il link che trovate in descrizione e otterrete la prima rookie gratuitamente. Dopodiché, come vedete, dopo qualche missione ne riceverete una seconda gratuitamente, ma ve ne basta solo una per partecipare alla Basic League. Tra i premi della Basic League, che è gratuita vi ricordo, si possono vincere delle common, quindi degli NFT che hanno effettivamente un valore economico e con il quale poi potrete partecipare alle leghe pro. Infatti, se andiamo su Marketplace e andiamo sulle Pookie Balls, vediamo che c'è la Common che costa 45 Matic, che potete vincere gratuitamente con la Pookie Ball rarità Rookie. Non sciogli lingua. La rara costa 180 Matic, l'epica costa 720 Matic e la leggendaria 2880 Matic, e vedete il corrispettivo in dollari sotto il prezzo. Tra pochissimo vi andrò a spiegare quali sono le differenze, ma prima vi faccio vedere che dalla Common alla leggendaria ci permettono di partecipare nelle leghe pro. Quindi premo su una lega, vi faccio vedere l'upcoming e ad esempio quella italiana che parte tra 5 giorni in questo momento come prize pool sono circa 350 euro e se premiamo vediamo quali sono i match. Io ovviamente in questo momento non posso fare la prediction nella pro perché ancora non ho la Pookie Ball common o rara o epica o leggendaria, ma per farvi vedere il concept, andando su basic e andando su predict now, che questo lo posso fare gratuitamente, vedo Liverpool Everton. E entrando dentro, a parte questa grafica che è eccezionale, con la Pookie Ball Rookie che ho ottenuto iscrivendomi gratuitamente con il link che trovate anche voi in descrizione, posso fare la prediction sul risultato esatto. Quindi penso che Liverpool vinca 3-0 e come vedete qui riceverò dei punti. Più punti facciamo, più saliamo in classifica e più possibilità abbiamo di vincere appunto l'NFT gratuitamente. La cosa interessante, molto divertente, che andremo a vedere sicuramente nei prossimi video, è come ogni Pookie Ball ha delle caratteristiche speciali. In questo caso la mia Pookie Ball ha il più 15% quando la squadra in casa vince, più 10% se indovino l'esatto score e il 5% se invece metto che è la squadra fuori casa che vince. Quindi questa, capirete bene, avendo il 15% sulle vittorie in casa, se penso che Liverpool vinca metterò questa palla, se invece con la seconda palla che otterrò gratuitamente avrò la vittoria fuori casa, allora userò l'altra palla per avere un bonus maggiore e quindi puntare sull'Everton. Quindi vedete, c'è anche molta strategia su quale Pookie Ball scegliere per il match su cui stiamo andando a fare la prediction. E nei prossimi video comprerò una common o una rara, poi valuterò se passare alla epica o alla leggendaria. Prima vorrei conoscere un po' di più il gioco e giocarci anche gratuitamente con voi, dopodiché valutare se fare i next step. Come vedete nel menu c'è la sezione Rivals e tutti quelli che
scaricano il gioco con il mio link e mi mandano lo screenshot su Discord o su Instagram, gli manderò il mio link Rivals, dopodiché mi avrete sempre in questa schermata Rivals come io avrò voi, e ogni settimana possiamo vedere chi fa meglio. Su Discord di Web3 Gaming Italia aprirò un canale Discord per le prese in giro o per le scommesse clandestine. Tra l'altro, come vedrete nel buy now, dopo aver messo la propria nazione e il proprio codice postale, sono in Portogallo adesso, si può comprare o con i Matic che sia nel portafoglio, io in questo momento ne ho 100, ma non voglio spoilerarvi perché nel prossimo video comprerò una Pokéball, quindi rimanete sintonizzati, oppure con la carta di credito. Questa è una feature molto intelligente per l'adozione Web2, anche chi non ha un wallet crypto in questo momento può comprare con la carta di credito, e ne abbiamo parlato anche negli scorsi video per l'adozione, perché facilita le cose per i nuovi utenti. Voglio andare velocemente nella sezione per comparare le Pokéballs. È un progetto non facile, ma è spiegato estremamente bene, quindi davvero complimenti al team di Pokéball, perché una cosa del genere a livello di play and earn, ditemelo nei commenti tranquillamente, ma è difficile da trovare. La supply, come vedete, è bilanciata ovviamente, di leggendarie ce ne sono molto meno. C'è un massimo livello che è più alto ovviamente per le leggendarie, e il livello lo andremo a vedere nei next step, ovviamente dà dei vantaggi aggiuntivi poter livellare la propria Pokéball. Ci saranno anche dei punti attributi da poter mettere, perché ad ogni livello si possono aggiungere delle statistiche, quelle che vedevamo prima, quindi magari siamo forti con gli score esatti, metteremo i nostri punti attributo sugli score esatti, e secondo me è una feature clamorosa. Possiamo guadagnare l'esperienza che ci permetterà di gonfiare le Pokéball, perché come vedrete dai prossimi video anche si sgonfiano, e ovviamente serviranno anche a livellare. La rarità anche premia con un bonus sulle proprie prediction, ci sarà un moltiplicatore di prestigio più alto, e tra poco vi spiegherò che cos'è il prestigio, e anche un boost dell'energia più alto per le Pokéball con rarità più alta. A che cosa servono le energie? Come vedete qui in alto, ogni match consuma 10 energie e si parte tutti con 100. Poi più Pokéball si hanno di rarità più alta, più energia avremo. Posso fare le prediction su 10 partite diverse da completo free to play. Ma che cos'è questo prestigio? Intanto più prestigio si ha, più energie si hanno. E come si può ottenere? Il primo modo è: più la propria Pokéball è di una stagione precedente, quindi in questo caso della Season 1, avrà più prestigio rispetto a una Pokéball di Season 2. Il secondo punto per ottenere prestigio è che più rare si hanno le proprie Pokéball, più prestigio si avrà. Il terzo è: più di livello alto saranno le nostre Pokéball, più prestigio avremo. E il quarto, proprio con questi stickers, più stickers abbiamo, più prestigio avremo. E sicuramente nei prossimi video ci devo fare un bel unboxing di stickers. Quindi vedetelo come: più è figa la tua collezione, più prestigio avete. Per chiudere, quello che vedrete anche nel menu principale, abbiamo in alto a destra i POC, che sono la valuta del gioco, che non è convertibile in dollari in questo momento e ci servirà per varie azioni all'interno del gioco, mentre i Matic sono quelli convertibili in dollari, quindi che ci fanno effettivamente guadagnare e si possono vincere giocando nelle competizioni pro. Quindi ragazzi, nel prossimo video andrò a fare un unboxing della Pokéball e a giocare le mie prime partite. Mi raccomando, scaricate il gioco con il link che trovate in descrizione, entrate nel server Discord di Web3 Gaming Italia perché troverete un canale dedicato a Pookie dove parleremo di questo gioco. Vi lascio qui la playlist di Pookie con tutti i video che andrò a realizzare su Pookie, oppure il video che vi consiglia YouTube. Mentre scegliete quale guardare, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.